Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Come il bodybuilding mi ha cambiato la vita. Oggi siamo con Floriana. Ciao a tutti. Come stai? Bene. Quanto agitata da 1 a 10? Tanto. No, 12. 12. 12 più. Partiamo con le cose base, così me lo rompiamo un attimino il ghiaccio. Ok. Quanti anni hai? Di dove sei? Di cosa ti occupi nella vita? Allora, io ho 35 anni, sono di Roma. Fino a poco tempo fa lavoravo al 118. Ora faccio il personal trainer. Oh, Ci quindi provo. ci riesci, Sì, se spero lo di sì, facciamo ci sì. riesci. E prima, facendo una chiacchiera con anche altri ospiti, sentivo che tu il primo approccio con il nostro ambiente l'hai avuto mentre lavoravi. Esatto, in Racconta questa gara. cosa che è simpatica. Allora, Simpatica, nel senso, fino a un certo punto, quella andare al 118. No, però era un evento sportivo, quindi si spera che non succeda mai niente in questi casi. Quindi c'è l'ambulanza, come tu sai, per sicurezza. Ed ero lì e guardavo tutte queste. Le mie colleghe guardavano ovviamente i ragazzi che salivano sul palco, tutti Te questi invece. mezzi. No, io, cioè, li guardavo per carità, però mi ero fissata sulle gambe delle wellness. E dice: Ah. sì. E guarda, dice: Madonna, che belle gambe, che belle gambe. E tu, io pure domani mi voglio svegliare così. Però poi non mi sono mai svegliata così. Però diciamo che da lì, non è che da lì poi è partito tutto. Lì era un po'. Il Cioè, primo sì, ho detto, però. contatto con il mondo del Sì, bodybuilding. sì. Era una gara a Roma, giusto? Sì. Anno? Era, non so se 2018 o 2019, era una Tsunami Cup. Prima Covid comunque, Sì. appena prima del Covid. Quindi tu hai fatto il servizio col 118 e hai visto la gara. Avevi mai visto una gara prima? No, anzi, ero pure di quelle un po' che criticava E da brava ragazza in sovrappeso. che cosa dicevi? Qual era l'impressione che avevi da fuori? Perché questo secondo me è super interessante. L'impressione che Floriana aveva da fuori del mondo del bodybuilding prima poi di entrare a farne Diciamo che parte. era l'impressione che voleva avere Floriana per giustificarsi Ok. del bodybuilding. E quindi dicevo, oh, vabbè sì, vabbè, ma quelle tanto, sono un po' così, quelle non mangiano. E io un po' mi facevo forza di questa cosa. Però io già lì avevo iniziato un percorso con una ragazza che mi seguiva, ma più che altro per l'aspetto proprio di salute, perché non ce la facevo neanche a salire scale a quasi 100 kg. Quindi parliamo che per avere una timeline a livello proprio Allora, diciamo che temporale. io, Tu non non avevi mai so. visto una gara di bodybuilding, ma già andavi in palestra perché? Perché comunque essendo arrivata a pesare in maniera Sì, abbastanza importante, esatto. non stavi più Facendo il mio bene. lavoro era diventato veramente difficile. E quindi Quindi. cominci a fare un percorso in palestra una ragazza per riprendere un po' la forma. Però Esatto. con nessun tipo di interesse verso il mondo No, delle gare, del in realtà neanche bodybuilding. volevo stare in quel posto. Ci andavi anche Cioè, quasi controvoglia. sì. Un po' è una cosa strana, ma quando pesavo di più, io questa cosa me lo dicono tutte le mie amiche, che adesso mi vedono sempre in tuta, sempre dico, ma come mai invece quando pesavi 100 kg tu eri sempre bella, super curata, tacco alto, che tu dici? Perché mi autoconvincevo di quella cosa, quindi io non sono Ok. mai voluta stare a dieta, tanto io ero bella così, tanto io andavo bene così, invece poi alla fine non era vero. Diciamo che nella tua testa c'era, non è una mia priorità perché comunque io mi piaccio comunque. Sì, ma non era vero, però. Però dopo ti sei resa conto che forse era un po' un costrutto tuo Sì, mentale. E secondo esatto. te come, perché c'è questa convinzione di e invece? Da che cosa nasce secondo te? Allora, questa convinzione, non lo so, io ho sempre voluto essere quella forte, quella che non faceva vedere che magari, ecco, sarebbe voluta essere una di quelle sul palco. Perché io dovevo dire che ero bella così e andavo bene così, cioè dovevo convincere gli altri e me. E questo, cioè. Quando è cambiata questa cosa? Questa cosa è cambiata, cioè sono successe delle cose anche nell'ambito lavorativo, perché purtroppo noi donne siamo un po' cattive tra di noi, quindi sono stata un po' presa in giro, diciamo così. Però anche lì a me non mi interessa tanto, io so bene così, io ho fatto pure Miss Bella in carne, quindi è vero, non ho vinto. Però quindi mi sono un po' fatta, anche lì mi facevo un po' forza, fino a che non ce l'ho fatta più. Quindi ho iniziato ad andare in palestra grazie a questa persona che mi seguiva con un'altra testa, perché
che lei aveva capito che Floria, non è vero, tu non ti piaci, perché sennò non stavi neanche qui a dirmi guarda che belle gambe che c'ha la wellness che hai visto sul palco. Questa persona aveva anche parecchia confidenza, quindi magari lei mi vedeva che non ci stavo bene per queste cose, perché io raccontavo, lo sai che oggi al lavoro mi hanno fatto questo e questo, questo e quest'altro, mi hanno detto questo, e mi hanno detto, ma tu sei sicura che sei veramente contenta di essere così? E quindi l'ho iniziata a vedere per quello che era. No, non mi piace essere così, a prescindere dal che avevo iniziato per una questione di salute. E quindi ho iniziato a viverla diversamente, con molta difficoltà, perché col tempo ho scoperto di avere un disturbo alimentare. Okay. Cioè, ho scoperto. Se poi, quando sono andata ad analizzare la cosa, ce l'avevo fin da piccola. Cioè, io mi nascondevo il cibo, però nessuno mi diceva niente, perché da bravi genitori palermitani, la bambina bella in carne, capito? Va bene, sei in salute. E quindi non ho iniziato a capire dove stavano i miei problemi. Purtroppo i risultati non sono arrivati subito, perché avendoci appunto il disturbo alimentare, un giorno c'era la dieta, un giorno il cervello diceva no, e quello che c'era, c'era. Poi ovviamente i sensi di colpa, tutti i meccanismi compensatori di un disturbo alimentare, che mi prendevo in giro anche lì, perché attuavo un meccanismo compensatorio e mi dicevo sì, ma non lo sto facendo per quello, è perché magari poi mi viene mal di pancia, quindi... Lo fai per quello. Esatto, sì. Quindi anche bugie su bugie su bugie. Fino a che? Fino a che... Poi a un certo punto è peggiorata ancora di più la cosa, perché... Questa per me è la parte interessante, esatto. Perché ci sono anche, nonostante tu sia passata da una condizione che è andata via via migliorando, ci sono anche dei momenti in cui non è che si va sempre in ascesa in maniera costante. Esatto. Ci può essere, no, anche uno scivolone. Io ho avuto, devo dire la verità, grazie a questa persona che mi è stata vicino, come dici tu, è fondamentale avere una persona esperta accanto, dove io ho avuto i miei risultati, comunque perdere 10, 20, 30 kg, cioè, finalmente dicevo, però in effetti forse prima non mi piacevo. Poi però per questioni lavorative, di distanze, insomma, mi sono dovuta un po' allontanare da questa persona e sono... Non sto dando la colpa a questa persona, perché io il problema ce l'avevo io. Però probabilmente il suo approccio a una persona con i miei problemi ha scatenato proprio il meglio di me, insomma, proprio il fatto di oddio, ogni settimana c'ho il check, quindi oddio, che mi sono mangiata? Oggi ho mangiato... Magari mi veniva il raptus e mangiavo, che ne so, un pacco di gallette, perché a casa c'era solo quello. Oddio, devo andare in palestra perché ho mangiato un pacco. Quindi è scaturito quel momento di disastro più totale. Però neanche lì ho mai mollato. Che lì ho detto, aspetta, calma. Gli accogliamo i pezzettini. Esatto. Ho trovato una persona che mi sta aiutando. Un approccio differente, un immagino. Un approccio... più soft, okay. Cioè non pretende da me, io già pretendo tanto da me, quindi avere una persona che ulteriormente pretende da me fa un macello. Ma guarda, tu, sempre per rimanere nell'ambito della trasparenza, Floriana, prima di cominciare la puntata mi ha chiesto, Andrea, ma a me è successo questo, ma devo dirlo? E io gli ho detto, certo, perché è giusto che vengano raccontati tutti gli aspetti di un percorso. E adesso ti racconto una cosa che riguarda me, per farti capire come è normale. Io, con una marea di persone che sono venute con me, o meglio, una marea di persone che sono venute da me, non hanno trovato in me il giusto approccio. E mi hanno detto, Andrea, non posso dire non aver ottenuto risultati, però cambio. Perché? Perché non c'è feeling. Poi magari andavano con un ragazzo del mio team, che poteva essere Mirko, Emanuele, Lorenzo, Luca. Esatto. Quindi rimanevano comunque in famiglia, oppure cambiavano proprio completamente la realtà. E mi dicevano, non posso dire nulla sui risultati, non posso dire nulla sulla professionalità, ma non ho trovato quell'approccio, quel mood che secondo me è giusto per me o che mi fa sentire a mio agio. Esatto. E lì c'è semplicemente una presa di coscienza che non possiamo essere perfetti tutti per tutti. Esatto. È come quando tu vai da uno psicologo, lo capisci in 4-5 sedute se questa persona ha il giusto modo, o addirittura lo psicologo che te lo dice.
guarda che mi sono accorto, mi sto accorgendo che nonostante stiamo parlando, io non riesco a entrare con te. Secondo me, addirittura quelli più corretti professionalmente ti danno il numero di un collega che secondo loro potrebbe essere più consono alle tue esigenze. Questo quindi è normalissimo. Non è che perché una persona comincia a far parte di un ambiente, allora per forza le cose devono sempre andare bene. Io ho avuto nella mia carriera, nonostante credo di essere uno bello motivato, dei suoi giù importanti dovuti agli infortuni, piuttosto che dovuti ai risultati sul palco che mi hanno anche fatto riflettere se continuare a gareggiare sarebbe stata la soluzione più giusta o forse la cosa migliore doveva essere quella di ritirarmi. Questo mi successe prima del Covid, dove dopo le prime due gare in cui andai benissimo, ebbi tre gare con dei risultati sempre peggio e dissi: ma Andrea, vale la pena continuare a gareggiare? Non di fare bodybuilding, bodybuilding penso che lo farò vita, tutta la vita, ma vale la pena di gareggiare, perché alla fine se gareggi, ho capito l'emozione del palco, ho capito tutto, ma lo fai anche per un risultato. Uguale nel discorso quando fai un approccio come il tuo. Esatto. Può anche succedere il contrario, mi trovo benissimo dal punto di vista umano con una persona, ma non ho risultati. Ma io i risultati devo averli. Ci deve essere una via di mezzo, insomma. Quindi trovare una persona che sia sulle tue corde e in più ti faccia ottenere i risultati non è facile. E se tu l'hai trovata e ti sei accorta che questa nuova guida ha un approccio con te che è più funzionale, va benissimo così. Soprattutto qua. Non si toglie di valore a quella precedente che no, comunque... No, come detto, tu, il problema io ce l'avevo no, io. No, ma tu sei stata super corretta, ma è quello che voglio dire anche agli altri, cioè... L'approccio che ha avuto Floriano è un approccio molto corretto. Quando arrivano tante persone da me e mi dicono no no Andrea, sono andato con X ed è stata un'esperienza pessima, io chiedo sempre perché. E quando chiedo il perché lo spiego. Sai perché ti chiedo perché? Perché potrebbe essere che lo stesso problema ce l'hai anche con me. Perché io non so tu cosa ti aspetti da un preparatore. Se da un preparatore ti aspetti quello che ti scrive: hai mangiato? Hai mangiato giusto? Poi ti sei lavato i denti? L'hai fatto il bidet prima di andare a dormire? Non sono preparatore giusto per te. E se il tuo problema con quello precedente era questo, avrai lo stesso problema anche con me. Quindi non dobbiamo neanche cominciare a collaborare. Se invece il problema era il raggiungimento dei risultati e tu sei stato onesto barra onesta facendo le cose. Ci sono tanti equilibri da considerare. Non è tanto il raggiungimento degli obiettivi, perché io alla fine... a dimagrire, comunque dimagrivo, perché nei miei momenti sì, solo che il metodo di approccio per il mio problema, per una persona con i miei problemi, mi ha portato fuori strada, ma ovviamente perché io ho questo tipo di problemi. Infatti dico, sei stata veramente corretta. E quindi adesso stai facendo un approccio nuovo. Sì, va decisamente meglio. A tal punto che hai cambiato lavoro. Sì, e ho ripreso anche a studiare però. Spiegami questa cosa che mi affascina un sacco. Allora, diciamo che per me il 118 è la mia vita come lo è il bodybuilding, nel senso io spero di poter riuscire a fare tutte e due nella mia vita. E, ho avuto la possibilità di ricominciare a studiare, perché avevo iniziato sempre ai tempi scienze infermieristiche, ma anche lì, tanto io faccio il soccorritore, so la soccorritrice più brava di Roma, che mi serve la laurea. E quindi pure lì mi sono sempre fatta un po' scudo, mi sono sempre giustificata. E quindi ho deciso di continuare gli studi, fare ovviamente, non è poco un corso da personal trainer, però si inizia da qualche parte, è un no? Inizio. E quindi già le mie prime piccole soddisfazioni ce l'ho piano piano. Vedo la palestra in maniera differente, cioè non è una mia nemica, oddio devo andare in palestra perché sennò al check ho mezzo chilo in più. Lo senti il tuo habitat? Sì. Sono nervosa? Fammi andare in palestra, così mi sfogo. E che ne so, oggi sono nervosa, ieri ho fatto bicipiti con 6 chili, oggi sono nervosa e le voglio fare con 7, vediamo se ci riesco. Oppure oggi sono contenta, vabbè fammi andare in palestra, va così faccio i bicipiti con 7 chili. E il giorno che ti capita di non aver voglia come ti senti? In colpa? No, prima sì. Prima, oddio, oggi ho 5 allenamenti, ne ho fatti 4, sicuro peso mezzo chilo di più. Oh, oddio, la tragedia. Invece adesso no. Cioè, oddio, se peso mezzo chilo di più un po' mi dispiace, però si recupera. Però sai che è una situazione che è temporanea, puoi recuperare, che non è quella seduta in più o la seduta in meno, ma è sul lungo periodo. Esatto. Una persona non deve mai guardare il risultato tra il giorno
tra la sera e la mattina successiva, riguarda il risultato tra un mese, il mese successivo, i sei mesi, l'anno. Ma questo penso che sia la regola più vecchia del mondo. In quel momento però a me era diventato così. In quel momento era, oddio, questa settimana come mai non ho perso, come mai non c'ho quel... Ma non pensare che siano loop caratteristici di una persona che si approccia. Io ho a che fare con atleti, ormai atleti con tanta esperienza, che quando arrivano alla situazione di essere poco prima della gara, cadono ancora in queste cose, si pesano tre volte al giorno. Tre volte al giorno vuol dire che se vai o no a fare la pipì, il peso cambia. Ed è una cosa talmente banale che ti senti quasi stupido dovergliela spiegare, ma sei una condizione mentale talmente di fragilità, con un equilibrio talmente labile, che vanno tutelati. Poi devono anche un po' ascoltare e non rompere le scatole, perché se lasci troppo libero spazio, veramente si disperdono. Però diciamo che l'approccio psicologico con l'atleta è sicuramente importante. Non so se avete fatto caso come nel susseguirsi delle puntate, degli episodi, chiamateli un po' come più vi aggrada. Forse anche perché le persone che arrivano ospiti hanno sentito le puntate precedenti e forse anche perché io entro più nell'ottica di capire alcune dinamiche mentali, ma abbiamo iniziato con sì evidenziare come un cambiamento fisico sia sempre parta sempre da un cambiamento mentale. Però è come se di puntata in puntata l'ottica si spostasse sempre di più su come cambi tu come persona piuttosto che fisicamente. Quindi vuol dire che lo vedrete nelle foto, il cambiamento che ha fatto Floriana fisico è importante. Mi guardo allo specchio prima, mi guardo allo specchio oggi e la cosa che... adesso mi guardo allo specchio. La cosa che balzerà all'occhio delle persone che guarderanno il video sarà la trasformazione fisica. Ma io sono convinto che sentendoti poi parlare, quello che colpirà di più è tutto quello che cambia dal punto di vista del background della tua persona. E questo mi affascina tantissimo, forse anche perché sono abituato a vedere tanti cambiamenti, no? Cioè io ho seguito ragazzi che hanno perso 70-80 kg, che poi con addominoplastiche e interventi chirurgici mirati veramente sono passati a essere irriconoscibili. Anche io ho dovuto eseguire l'addominoplastica. Perché comunque avrei avuto anche tu, quindi anche qua si apre un capitolo importante, come la chirurgia può veramente coadiuvare il discorso dell'allenamento, della dieta. Tanto. Che tante volte vengono visti come due mondi in contrapposizione, o fai la dieta o vai dal chirurgo. No, no. Fai la dieta, migliori e poi vai dal chirurgo. Proprio ne abbiamo già parlato un milione di volte, ma è proprio bello vedere come è una cosa che viene vista come molto estetica, molto banale, molto frivola, come sei un po' più magro, sei un po' più in forma, il gluteo un po' più tonico, in realtà sia figlio di un cambiamento emotivo, personale, pazzesco. Sì. E ti sei resa conto che non hai pianto? Strano, infatti. Hai visto? Strano. Perché Floriana, prima di cominciare, mi ha detto sicuramente piangerò. No, perché... Guarda, me l'hai ricordato? Guarda l'occhio. Vabbè, però colpa mia questa volta. Perché quando c'è un cambiamento di questo tipo, ci può essere emozione perché c'è uno stravolgimento. Però è tutto talmente naturale, talmente bello, e te la parola naturale l'abbiamo detta anche in altre puntate, che tu ti senti e dici, ok, sono stata, ho fatto, pensavo, avevo queste convinzioni, non importa più niente. Tutto quello che è successo prima sono state evoluzioni e ancora ora sono evoluzioni, perché se dovessimo rifare questa intervista da 10 anni sicuramente Floriana avrà un pensiero diverso, però non so come mai non rivoluzionato come quello di 10 anni fa. Sarai sempre qui, solo ancora più tranquilla, ancora più confident, ancora più serena e chiaramente con una fisicità che avrà, sarà il frutto di 10 anni di più. Con le gambe belle grosse. Con le gambe da wellness. Quindi è questo che è importante, è questo che deve passare. Poi uno può avere una fisicità più o meno estrema, può essere più o meno magro, può avere le braccia più o meno grosse. Dico le braccia perché io nella mia esperienza ho avuto un sacco di paranoie mentali su... Sono un bodybuilder, voglio gareggiare con dei miei colleghi che hanno
delle doti muscolari che io non avrò mai. Io quando ho fatto la prima gara professionista, vedevo questo e dicevo, ma io che cazzo sono venuto qua a fare? Però ci stavi. Faccio una gita, salgo sul palco, saluto i miei amici, con la tuta, vado e scendo. Gli dissi a Mauro, se arrivo nei primi 20 sono contento, arriviamo secondi, a un punto dall'Olimpia. Poi andiamo peggiorando, poi siamo risonati su quello che... Mi rivedo perché quello che è successo a te è esattamente quello che ho fatto io dal punto di vista agonistico. Ho avuto l'exploit, mantenimento, il baratro. Il baratro dove dico, cazzo, ma io ho impostato tutta la mia vita e sto pensando, ma io sono fatto per gareggiare. Cioè siamo sicuri che gareggiare è la mia vita. Poi arriva il Covid, resetta tutto. Io lo prendo come un reset mentale, riparto a gareggiare e mi qualifico all'Olimpia. E questo che tu hai fatto ora è il tuo Olimpia. Cioè, questa nuova consapevolezza che hai, dove stai vivendo, sì, qua sono io che sto diventando più melodrammatico, questa nuova configurazione che hai, dove stai vivendo la tua felicità in maniera serena e stai costruendo una vita nuova, è la tua vittoria, il tuo Olimpia. Me lo devo. Te lo devi a tutto quello che hai fatto, lo devi a quanto ci hai creduto, lo devi a quanto coraggio hai avuto di cambiare così tanto. E ripeto, non tanto fisicamente, perché quella è sempre una conseguenza, ma anche la vita. Ricominciare a studiare non è facile. Io ogni volta che per questioni lavorative chiudo i libri, poi quando devo riaprirli è sempre difficile, sempre tosta. Vero. Bene. Vorrei concludere senza pianti, ma per una scommessa mia personale, non perché mi dia fastidio assolutamente. Quindi passo alla domanda che faccio sempre a tutti. Tu hai vissuto una trasformazione fisica che si è poi tradotta in una trasformazione di vita. Hai cambiato due aspetti della stessa medaglia. Sei una persona diversa quando ti guardi allo specchio, ma sei una persona diversa anche quando ti alzi la mattina, perché hai una giornata che non è quella che avevi 2 anni fa, 3 anni fa. Questo vuol dire avere una grande forza per riuscire a cambiare. Che cosa ti sentiresti di dire a tutte quelle persone che sentono magari che quello che stanno facendo in quel momento non è, è più quasi routine, non è un qualcosa che sentono davvero, che però giustamente dicono sì, ok, magari io ho questo sogno, però la vita è questa. Che cosa gli consiglieresti? Glielo dici guardando là. Cosa consiglierei? Io consiglierei di fare, non è facile, però di provare a fare quello che uno si sente. Non è facile cambiare lavoro, non è facile, per esempio quando sono scesa dall'ambulanza per me era una tragedia, oddio. E invece l'ho fatto con la consapevolezza che poi sarei andata a fare un qualcosa che comunque mi avrebbe portato tante soddisfazioni. Quindi secondo me bisogna pensare a quello, bisogna pensare vale? Vale la pena provarci? Vale la pena farlo? Se sì, fallo, senza neanche provarci. E poi se va male, pazienza, uno ci riprova, almeno come ho fatto io. Da qualche parte si riparte sì, sempre. Se uno la cosa la vuole veramente. Grazie davvero, è stato un piacere. Non ho pianto. Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti sereni. Grazie anche a voi ragazzi, ci vediamo alla prossima.